Siamo con Armando Vaia, candidato dell'UDC per il collegio Cesa Gricignano Succivo. Allora, Armando, da dove nasce questa tua candidatura? Allora, la mia candidatura nasce dal movimento giovanile da cui faccio parte da oltre 3 anni, che diciamo ha fatto una lista giovane che il nome è Vento di Centro è la provincia che vorrei. Questa lista è una lista prettamente giovanile, da cui ci sono molti giovani di Caserta, di ogni collegio. Il mio collegio è quello a Cesa Gricignano Succivo. Io ho scelto di candidarmi perché vedo nella nostra provincia, soprattutto per i giovani, molti problemi. Il problema che più ci affligge, diciamo, è il lavoro per noi giovani. Il lavoro per noi giovani è diventato ormai, un alibi. Perché comunque diciamo che la nostra generazione viene chiamata la generazione 1.000 euro, cioè non si riesce più a prendere più di 1.000 euro e sbocchi molti non riescono a trovarli. Quindi io farei in modo di trovare subito lavoro per i giovani, assolutamente, perché cioè, vedo molta disoccupazione, molti ragazzi laureati che non riescono a trovare lavoro, ma soprattutto vorrei fare anche tanto per delle persone che, diciamo, ad oggi, la maggior parte, diciamo, nella nostra provincia ci sono molte persone che si occupano dell'edilizia, cioè che lavorano sono operai, diciamo, e vedo molti di questi operai che hanno dei figli e non riescono ad arrivare a fine mese. Questa è una cosa che, diciamo, colpisce molto a noi giovani, perché se una persona non può arrivare a fine mese, è una cosa brutta perché c'è dei figli, quindi farei in modo di trovare subito lavoro, diciamo, a queste persone, li metterei in primo piano perché sono loro a stare in primo piano. La cosa, diciamo, bella che vorrei far capire alle persone è che candidando sempre le stesse persone, noi vediamo che loro stanno là per 5 anni, hanno il coraggio di ricandidarsi e poi, dopo passati, cioè loro pensano solo ai loro interessi. Pensando ai loro interessi, fanno capire che mettono in primo piano i giovani. Quando poi è arrivato ai loro scopi, i giovani non vengono più, diciamo, calcolati, presi in considerazione. Quindi un candidato giovane per una provincia Per una giovane. provincia giovane, quindi voglio solo dire che l'alternativa c'è, dimostriamolo. Quindi scegliamo una provincia giovane, scegliamo un giovane. Quindi sarebbe proprio l'occupazione giovanile la prima cosa che tu Sì, faresti, sì. se il popolo comunque ti elegge come consigliere provinciale. L'occupazione giovanile al primo posto, in linea con la campagna elettorale che sta facendo anche il candidato presidente Domenico Zinzi, giusto? Sì. Questa è la prima. Senza anche dimenticare gli altri problemi che ormai sappiamo, come diciamo la spazzatura. Tutte queste cose qua che ci affliggono. E ai giovani, oltre a questo problema qua, non vedo solo il problema della disoccupazione. Come altro problema grave, soprattutto faccio riferimento al mio paese dove sono candidato, vedo molte persone, molti ragazzi anche che hanno purtroppo il problema della droga. Questa è una questione che io già, diciamo, ho parlato con vari assessori. Infatti, uno di loro mi diede la disponibilità di invitare delle persone qualificate, degli esperti, per aiutare queste persone, perché un problema, perché si crea questo problema? Siccome nel paese non c'è, diciamo, non hanno sfogo di fare altre cose, uno svago, un parco divertimento, sì, un diversivo, loro trovano sfogo solo in questo, nella droga. Quindi io vorrei fare anche un punto di ritrovo per questi giovani, visto che a Cesa ormai non c'è rimasto più niente, oltre alle piccole piazze che abbiamo. E vorrei aiutarli in questo modo, anche collaborando con qualche comunità che aiuterebbe a qualche giovane, diciamo, di risanarsi e poi trovare Trovare anche un lavoro, occupazione. sì, un lavoro anche per loro. Quindi un'ultima domanda, perché votare Armando Vaia dell'UDC? Domanda da. Un milione di dollari. Sì, da 1.000.000 euro. Perché votarmi? Io ho 21 anni, non sono, diciamo, né, quindi ho un'età, sono anche io ragazzo. Voglio solo dire che per
Per me tutti i ragazzi, per questa mia candidatura vorrei che si sentissero tutti candidati. Quindi se le cose vogliono cambiare, scegliamo di cambiare, tutti i giovani. Avrei bisogno solo il voto di loro, dei giovani, perché se tutti dicono si deve cambiare, vedo i manifesti con tutte queste scritte, si deve cambiare, ma io vedo sempre le stesse persone, come si fa a cambiare? Questa è la domanda che pongo io. Quindi cominciamo da questa candidatura. Vediamo cosa. L'UDC mi ha dato fiducia, come avete visto, è stato l'unico partito. L'UDC me l'ha data, spero che me la diano anche gli elettori. Grazie.